Eccolo stile domani ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, Razzini nel canale, un altro che vedi insieme, non poteva mancare video pomeridiano con tante delucidazioni sulla faccenda della manovra stipendi, con rivelazioni scioccanti su Dybala e Ronaldo, per andare a chiudere un quadro che è a dir poco sconcertante e che denota tanta mancata di professionalità da parte di Gravina, di Chinè, di Giannoglio, di Bendoni, di tutti quelli che hanno collaborato alla costruzione di questa sentenza senza senso, senza né capo né coda. Quindi andiamo a vedere appunto insieme. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, come si faceva nei vecchi tempi, nel Medioevo, con calamaio, inchiostro e un lumicino, no, nella propria stanza, ho trascritto degli appunti molto importanti partendo da un articolo che poi potete trovare anche in estratto totale su tutto Juve, che spiega la faccenda di Dybala, che è quella un po' più spinosa, oltre a quella di Ronaldo, che però si è chiarificata in maniera tranquilla perché Ronaldo non ha esposto nessuna denuncia, non ha fatto causa alla Juve, e quei 19,5 milioni erano semplicemente i soldi che la Juve avrebbe dovuto dare a Ronaldo dopo che se ne fosse andato al Manchester United. Quindi stiamo parlando del nulla. Però per Dybala, ecco, bisogna un attimo andare a puntualizzare certe cose, perché l'hype che è stato dato dai media, dai giornali, è diventato enorme ed è andato a praticamente contrastare la data dei fatti. Qualcosa non torna nella questione legata a Paolo Dybala. Come al solito i giornali hanno sparato a 10 colonne le parole del legale argentino Jorge Antun, andando ad ipotizzare richieste di risarcimento milionario. Verità? Non proprio. Le cifre di risarcimento a 2 zeri appaiono un falso storico, visto che il mancato rinnovo di contratto non è imputabile ad una decisione unilaterale della Juventus, ma dalla volontà dei bianconeri di non andare avanti con certi parametri che poi col tempo abbiamo visto non proposti nel contratto tra Dybala e la formazione giallorossa. Quindi questo va a corroborare questa tesi. Dybala chiederebbe 3 milioni circa di euro legati a retribuzioni non corrisposte ed incentivi all'esodo. Non sarebbe intenzione del calciatore avviare lo scontro e arrivare allo scontro, ma molto dipenderà da quello che racconterà il diretto interessato. La Juventus per la prima volta e per la seconda manovra stipendi in epoca Covid si è mossa rispettando le regole e depositando quanto andava depositato e concordando in modo informale con i calciatori una dilazione dei pagamenti degli stipendi nell'esercizio futuro o sotto forma di rinnovo contrattuale o pagato come incentivo all'esodo, in modo da sostenere meglio il periodo di crisi legato ai mancati ricavi, un evento eccezionale che ha colpito chi gestiva direttamente lo stadio, come la Juventus, in modo maggiore rispetto ad altre società. Questo è stato fatto di comune accordo con Gravina e la FIGC, che ha ribaltato tutto e vedete, si è rivoltata contro di noi, tradendoci fondamentalmente, perché quante riunioni sono state fatte tra FIGC e Lega Serie A con la Juventus e gli altri presidenti? Questa è stata veramente una pugnalata alle spalle. Tutti i giocatori hanno condiviso questa strategia, rinunciando in parte ai guadagni e in parte accettando una dilazione o un incentivo futuro. Cioè, più chiaro di così, sicuramente qualcosa non torna, perché Dybala dovrà spiegare bene cosa ha fatto ed è difficile che si spinga ad ammettere una potenziale responsabilità, cosa che al pari della Juventus non ci sarebbe per non incorrere in squalifiche. La Juve sapeva benissimo che non poteva fare certe robe in maniera illegale, perché la squalifica si è arrivata immediatamente. Quindi la Juve si è mossa in maniera regolare e legale, secondo legge, e proprio per questo motivo qua, altrimenti i riscontri sarebbero arrivati molto ma molto prima. Ecco. Dispiace che Dybala, che negli ultimi anni ha preso di più di quanto ha dato, visti gli infortuni e il mancato impegno, e si trovi a battere cassa in questo modo. Queste dichiarazioni e richieste appaiono strumentali e sicuramente finalizzate a creare il solito polverone mediatico contro la Juventus. Io direi che questo articolo è da premio Nobel, perché è chiarissimo, e al di là del fatto che è stato fatto da tutto Juve, che è un quotidiano, comunque un portale pro Juve, spiega in maniera oggettiva, quindi anche vista da 360 gradi, da non juventino, la faccenda di Dybala, ok? Che ha dei risvolti che sono veramente clamorosi, se posso permettermi di dirlo, e anche incresciosi, perché, ripeto,
la Juventus non ha fatto nulla di irregolare e ripeto, Dybala e Ronaldo non sono due soggetti indagati, cioè non sono indagati, non hanno commesso reati per cui appunto puoi creare una sentenza su di loro, no, questa è un'ipotesi fatta dai PM, ok, basata su intercettazioni telefoniche e su chat di WhatsApp, cioè pensate un po', che non hanno degli indagati dentro e gente che ha commesso reati, come nel caso del Barcellona, che adesso è appunto rinviata a giudizio o chiamata a difendersi in tribunale. Quindi questo la dice lunga sulla validità di questa manovra stipendi a livello legale. Sono delle scritture private, degli accordi informali su dei fogli A4 fatti tra Dybala, Ronaldo e tutti gli altri giocatori. Come mai non si parla degli altri giocatori? Soltanto di Dybala e Ronaldo. Perché? Perché fanno notizia, fanno hype. Dybala era quello che prendeva di più alla Juve in quel momento in cui è stata fatta questa storia. Poi ovviamente è arrivato anche Vlahovic che prendeva come lui, ma era il diamante della Juve in quel momento. Ronaldo fa fare notizie in tutto il mondo, ma ovviamente nessuno dice che Ronaldo ha preso tutto quello che doveva prendere e solamente perché è scappato via pulendo gli armadietti il 31 agosto, la Juve ha dovuto corrispondergli la cifra di 19,5 milioni successivamente, ma la Juve ha spiegato questa manovra alla FIGC, alla Lega Serie A, e ha fatto capire che in quel momento lì era più facile retribuire i giocatori dilazionando gli stipendi o facendoli risultare come incentivi all'esodo o bonus al raggiungimento di traguardi. Cioè più di così, guarda, non so come altro metterla, e infatti stasera poi vi riporterò altre testimonianze e altre veridicità che vanno a distruggere e a praticamente far crollare tutto il castello della sentenza così come è stata creata, sia per la filone plusvalenze sia per il filone della manovra stipendi. Così andiamo a fare un quadro finale, visto che manca poco al 27 marzo all'udienza e tutto risulta chiaro e conciso. Ditemi cosa ne pensate del video, un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila, che lo so, tutti vi siete chiesti come mai ancora il cono, però ieri l'avevamo tolto perché sembrava tutta bella arzilla e ripresa dalla ferita, ma ha continuato a leccarsi la zampina e poi a strisciarsi l'occhio, e avevamo paura che potesse ritornare di nuovo come prima a gonfiarsi, quindi per il momento altri due giorni forse così, dopo il weekend. Poi, quindi chiudendo, mi raccomando, spingete il bel bottone rosso nero in maniera stivellosa, piena d'amore e orgoglio, è entrata a far parte di questa bellissima community sempre in crescita, perché molti di voi, ho visto che non sono iscritti ma mi guardano da tanto, circa un 70%, piccolo sforzo, e vi diletterò nei commenti, vi risponderò ovviamente sempre e comunque. Ciao ragazzi!